Con la senatrice Lupo, Movimento 5 Stelle, nelle scorse ore ha fatto sentire la sua voce in difesa di Virginia Raggi e dell'attuale amministrazione romana. Eh sì, buongiorno. Sì, ma difesa diciamo normale, non è che è proprio una difesa, è un sostegno al 100% alla nostra sindaca Raggi, ma a più che altro l'operato fatto per la comunità a Roma, tutto quello che riguarda la legalità che non si vedeva da 20 anni, tutto quello che riguarda anche il risanamento di ATAC e soprattutto scoprire ultimi mesi un buco di 250 milioni in AMA, quindi adesso poter lavorare su un progetto che prevederà 25 isole ecologiche, un impianto di trattamento, 500 mezzi nuovi, 30.000 cassonetti, insomma è un lavoro costante, 800 km di strade nuove. Riqualificazione di alcune palestre per alcune scuole, per bambini che avevano bisogno anche loro del momento ludico e sportivo. Noi parliamo di temi, insomma, qualcun altro parla solo di ruoli, nomine, nomi, potere. Ecco, questo sono uscita solo per chiarire che noi abbiamo un'idea diversa. Puntiamo al Giubileo 2025, alla candidatura all'Expo 2030, abbiamo dei progetti, ecco, noi guardiamo la comunità, testa e cuore. Senatrice, sul tema poi rifiuti, lei pensa ci vorrebbe un rapporto diverso fra regione e comune? Assolutamente sì, a parte che minacciare il commissariamento a Roma Capitale quando si è in deficit perché non si è fatto un piano regionale dei rifiuti è un po' azzardato. Tant'è vero che io credo che il Ministero della Transizione Ecologica possa tranquillamente adempiere, diciamo, con dei poteri sostitutivi e tendere una mano di aiuto alla Regione che non ce l'ha fatta, ha fallito su questo tema.